Buongiorno a tutti. Una breve meditazione per fare pace dentro di noi, per accogliere tutto ciò che è conflitto, confusione, separazione, per essere pace in un momento dove c'è grande bisogno di diffondere pace. Ti prego di prendere una posizione comoda, a seduto o seduta a gambe incrociate oppure su una sedia, con la schiena più possibile dritta, le spalle ben aperte e l'appoggio comodo del bacino e delle gambe. Prendi un profondo respiro, chiudi gli occhi chiusi ancora, verifica la tua posizione di essere comoda, comodo, rilassato, con la schiena eretta e nello stesso tempo morbida. Il viso si distende, la mandibola si abbandona. Sentiti presente dentro te stesso, te stessa, libero, libera da ogni pensiero che avevi fino a un attimo prima di iniziare questa esperienza. Il respiro diventa naturale e la mente ad ogni respiro si svuota sempre di più. Ora soffermati sulla base d'appoggio del tuo corpo. Se sei su una sedia, le piante dei piedi toccano la terra, le gambe sono rilassate, il bacino morbido, le mani appoggiate dolcemente alle cosce con i palmi rivolti verso l'alto. Se sei a gambe incrociate, cerca di rendere comoda la tua posizione, casomai con un supporto sotto il bacino. E puoi tenere sempre i palmi delle mani verso l'alto con i dorsi appoggiati dolcemente alle cosce. Il mento rientra, la nuca è ben allungata. Il torace, la pancia, la zona dello stomaco sono liberi e rendono il respiro comodo, naturale. Tutto il corpo presente, sensibile, disponibile all'esperienza. Ora molto dolcemente inizia a rivedere le immagini che più ti hanno colpito di queste ultime settimane, mesi, immagini di guerre, conflitti, tutto ciò che dentro di te ha creato confusione, paura, instabilità. Soffermati. Su quanto durante la giornata ti nutri di immagini di guerra. Inizia a allontanare queste immagini, pur nella compassione, per chi è davvero coinvolto nei conflitti presenti sul pianeta in questo momento. Lascia che le immagini che hai ricevuto, le notizie, le informazioni a cui sei stato esposta e esposto prendano le distanze. Sono come un film e si allontanano dal tuo corpo, dal tuo sentire. Anche se queste immagini, se in questi conflitti sono coinvolte persone che conosci, che ami, per qualche momento prenditi la libertà di nutrire questo tuo spazio protetto in altro modo. Ti stai allontanando da tutti i film proiettati giorno dopo giorno, da tutte le informazioni che ricevi, da tutte le immagini drammatiche, da tutto ciò di cui normalmente sei circondato. Lascia che tutto si allontani e torna a sentire presente il tuo corpo, le sensazioni fisiche, il peso del corpo, il luogo che occupa.
sei nel momento presente. Sei in uno spazio protetto. Ti puoi prendere cura per qualche istante delle tue emozioni, del tuo sentire, di ciò che vive e si agita dentro di te. E allora permettiti di lasciare emergere le emozioni, le paure, le difficoltà, tutto ciò che queste immagini di guerra hanno generato dentro di te. Senti l'ansia per il futuro, la paura del cambiamento, il timore che i tuoi progetti vengano a meno e che ci siano urgenze, bisogni, emergenze, drammi nel tuo futuro. Senti queste paure, che in fondo erano sempre presenti dentro di te. Le immagini esteriori non hanno fatto altro che fartele percepire, farle affiorare in modo più intenso. Prenditi cura delle tue paure, accoglile, sono umane, sono comprensibili, ma non hanno a che fare con questo istante presente, dove il tuo corpo è rilassato, dove tu stai respirando. Senti anche quanto dentro di te siano presenti conflitti che a volte ti dilaniano. Vorresti essere qualcosa e anche qualcos'altro. Vorresti prendere una decisione e nello stesso tempo rimanere nella situazione attuale. Vorresti dire, vorresti fare, vorresti fuggire. Quanto senti i conflitti presenti dentro di te? E anche qua, semplicemente, accoglili, prenditene cura, respira, assorbi, senti l'energia che c'è dietro, conflitti e paure. È una forza, è il potere di scegliere. La paura ti protegge. La forza ti permette di reagire nel momento del bisogno, non ora. Ora puoi essere in pace. E allora comincia a sentire affiorare dentro di te, in un luogo ancora più profondo e inesplorato, un centro, un punto immobile. Puoi percepirlo forse al centro del petto, vicino al cuore, o in un altro punto lungo il busto, o nello spazio intorno al corpo. Un punto dove c'è solo calma, ascolto, silenzio, pace. Come se tu fossi nell'occhio del ciclone, tutto ruota intorno, ma tu, lì, nel centro, puoi essere calmo e al sicuro. Trova quel punto, il punto del testimone, dove tu osservi tutto ciò che si agita in te, tutto ciò che ti arriva da fuori, come uno specchio di tutto ciò che hai dentro. Se trovi quel punto, respiraci dentro, allargalo, nutrilo, fallo diventare più luminoso e ampio, anche se è un piccolo punto minuscolo, impercettibile, appena colto dalla tua coscienza, tienilo lì.
Senti che è possibile rimanere nella calma, nella pace, nell'eternità del presente, senza prendere posizione, senza schierarsi, senza giudicare né quello che c'è fuori né quello che c'è dentro di te. Respira dolcemente in questo luogo dove vive il silenzio, dove nasce l'equanimità. E porta questa sensazione nelle braccia, nelle gambe, nella testa, negli organi del tuo corpo, nello spazio della mente, nello spazio intorno, come se tu fossi protetta, protetto, dentro una bolla luminosa e calma che si allarga sempre di più, una bolla di pace che si diffonde intorno a te. E quando senti questa bolla creata, forte, salda, puoi iniziare a risvegliarti in modo molto lento e graduale. Piano piano prendi un profondo respiro. Inizia a muovere il corpo e quando inizierai anche a riaprire gli occhi, senti che la tua bolla è presente. La potrai nutrire ogni giorno, ogni momento e diffonderla nel mondo. Potrai essere pace. Grazie.